Ugo, ho letto che in realtà tu non è che ascolti tantissimo rap. Tanto francese. Tanto rap francese sì, ascolti? Sì, sì. Però diciamo non è la mia priorità musicale nella mia privacy. Devo dire che anche nel tuo pubblico sembra, perché al di là della partecipazione con Rocco Gitano, di cui già abbiamo parlato, però nei tuoi ultimi pezzi sento anche delle influenze house, Sì, ma a me piace fare un po' tutto, perché amo dimostrare a me stesso, ok, questa cosa è diversa, la voglio fare, capito? Non ti sei mai posto la domanda, ma se... cioè, quanto il mio essere eclettico e quindi il mio naturale fare un pezzo con una base techno accanto a una polca elettronica, e quanto questo eclettismo venga malinterpretato eventualmente dal pubblico, possa essere visto come una incapacità di avere un focus, uno che non sa esattamente dove andare a parare, quindi prova di tutto perché non sa come... Viene malinterpretata quando non riesce a farlo. Per esempio, se io provo a fare una cosa e vedo che è compatibile fino a un certo punto, ma lascio stare, perché se devo fare un miscuglio lo devo fare veramente bene, a mio avviso. Quindi... E quando lo fai bene la gente ci arriva, cioè capisce che sei riuscito a farlo. Quante volte inizi a fare una cosa senza avere quell'idea abbastanza definita nella testa? Cioè inizi a fare una cosa e poi vedi un po' dove vai a parare, oppure finché non intravedi come sarà non muovi il primo passo. Quale approccio dei due? Allora, se deve essere improvvisato, tra virgolette, mi fa piacere anche fare quello, però la maggior parte delle volte sono idee che già ho in testa da tipo un mese che mi lavoro mentalmente, quindi quando poi arrivo sul pezzo in testa già c'ho tutto uno schema di... È un mese che te lo stai scrivendo in testa. Esatto, di come mi devo muovere. È guai, ma se non suona, ma come c'ho in mente, capito? Non sono mai contento, se no.